Inizio tu, inizio io. Inizio io. Ballare insieme sicuramente necessita in primis tanta fiducia nel partner e con lui balla ad occhi chiusi. Penso di aver ballato forse un paio di volte al di fuori del contesto lavorativo con Virna, una di queste era il matrimonio, sì. Perché veramente pochissime volte ci capita di andare a ballare. Sì. Ci siamo conosciuti in teatro, nel senso che noi non ci siamo conosciuti in sala ballo, ma semplicemente parlandoci in corridoio. Dopo un po' di tempo abbiamo avuto modo di conoscerci al di fuori della sala, tra le prove, negli intermezzi che avevamo, diciamo. Sono sempre stata dell'idea che i ballerini sono pazzi, quindi preferivo frequentare qualcuno un po' più normale, ecco, diciamola. Così, però che ci vuoi fare? Diciamo che era appena arrivato, esatto. Stavo conoscendo il teatro, tutte le persone, lo staff, non avevo una casa, avevo molte cose a cui pensare, diciamo che era l'ultimo dei miei pensieri trovare l'amore in quel momento. Ovviamente un bel ragazzo, però mi ha colpito nel momento in cui l'ho iniziato a sentire parlare, mi sono innamorata della sua testa. Prima passo è l'amore che l'ho fatto. Io ho iniziato a parlarli, dici? Sì, l'ho fatto io. Vabbè. Come hai fatto tu? E io ho iniziato ad approcciarmi a te, a essere interessata a chi eri. Forse questa sua riservatezza mi è piaciuta, perché per una volta dovevo andare a scoprire qualcuno e non che mi si mostrava già così com'era. La prima è stata Cello Suite, che abbiamo ballato insieme, però il primo grande balletto, il classicone, diciamo, è stato Excelsior, Yugo Dallara. E il balletto in sé comunque porta anche tanto ad avere un approccio con il tuo partner in maniera molto leggera. A parte il fatto che io ero terrorizzato. Sì, no, sì, perché i primi spettacoli in scala sono stati molto emotivamente forti. Per qualsiasi italiano, credo, sì. I primi in scala sono davvero un'emozione, sì, forte. Quindi ero un attimo provato io, in realtà. Mi ricordo. Era una solista, io no. E poi piano piano abbiamo fatto un passo alla volta, esatto, per entrambi arrivare ad essere primi ballerini. Quello che sicuramente posso dire è che c'è una grandissima fiducia, perché ballare insieme sicuramente necessita in primis tanta fiducia nel partner e con lui balla ad occhi chiusi. So esattamente che farà di tutto per farmi risultare bene e per cercare di preservare la mia salute fisica. Se Virna balla con qualcun altro, un altro partner, qua scatta la gelosia o... Mai. No, ci fidiamo talmente tanto l'uno dell'altro, abbiamo poi comunque totale di lavoro, cioè, esatto. Penso di aver ballato forse un paio di volte, tipo al di fuori del contesto lavorativo con Virna, una di queste era il matrimonio, sì. Perché veramente pochissime volte ci capita di andare a ballare. Sì. Avevamo scelto la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, quindi già la canzone di per sé era qualcosa di indescrivibile, cioè come la conosciamo tutti. Diciamo che il primo ballo abbiamo voluto godercela così noi. Oltre al fatto che aveva dei tacchi. Oltre al fatto che ero sulla ghiaia e avevo un tacco 12. Questo, esattamente questo. Ballini e danza classica, adesso si parla di rave, eccetera. Va di solito a dei rave party. È una persona normale, ecco, è un atleta. Esatto, il ballerino danza classica, nell'immaginario ovviamente, è qualcuno di soprannaturale. Ma dietro il ballerino danza classica ci sono persone normalissime che adorano andare in discoteca, adorano andare a rave, concerti, fare serata con gli amici, bersi il proprio drink. Ci sono persone. Ovviamente siamo atleti oltre che artisti, quindi... Nel limite del rispetto verso di noi. Cioè c'è un periodo per tutto, diciamo. Però se c'è qualcuno che può ballare 15 ore di fila, siete voi più adatti ad andare. Sì. Andreste o... Ma io sì, perché no? Non me lo sono chiesto sinceramente come cosa, però... Anche se in realtà è assurdo, perché tipo pensano al ballo di danza classica, cioè ballerini balleranno bene in discoteca, io ballo malissimo in discoteca. Infatti a volte non dico nemmeno questo ballerino, perché sennò la gente mi guarda e dice davvero... In un
un chalet in montagna, abbiamo fatto una cena per due, ho fatto la proposta in quel contesto lì. Volevo che fosse qualcosa di privato, di una cosa tra noi due. Diciamo che io sono un po' una rompiballe, cioè quindi ogni tanto manca un anello qui, quindi diciamo che un pochino lo incalzavo, ecco, questo sì, devo ammetterlo. Sì, no, sicuramente siamo qua, la mia famiglia è qua vicino, la sua comunque non è così lontana anche. Ci siamo sposati, poi c'è sicuramente abbiamo in mente di allargare la famiglia, senza tempistiche serrate, però diciamo che sicuramente non escludiamo. Quindi poi ci piace Milano, cioè è una bella città, funziona, quindi noi siamo amanti di questo teatro, della nostra città. Ecco. Amo, mi dai un bacino, solo uno. Ah, grazie, grazie mille. Salutiamo fanpage, vuoi salutare? Ciao fanpage, grazie.